degli screening legati al tumore del colon retto, la prevenzione di questo tipo di patologia. Quindi al tavolo dei relatori abbiamo il dottor Francesco Bortoluzzi, gastroenterologo, e poi farà seguito la dottoressa Melania Lorio, che avete già conosciuto all'altro incontro, la dottoressa Silvana Zanu, che ci parlerà dell'importanza dell'attività fisica anche nella prevenzione di questo tumore, e la dottoressa Togliotti, psicologa di Abaco Mestre, che ci condurrà in un approfondimento circa la comprensione delle resistenze che ci portano a non aderire o ad aderire in scarsa misura a queste campagne di screening. Siamo in pochi, però non devo dire tanto, lanciamo un primo messaggio sperando che noi siamo un lievito anche per una conoscenza, per un accompagnare proprio le persone nel comprendere che quello che abbiamo a disposizione, lo screening, ciò che l'ULS ci offre, è un'opportunità che ci viene data per salvaguardare la nostra salute. E quindi io lascio la parola ai relatori e auguro a tutti voi appunto un buon ascolto. Ovviamente poi in zona ai relatori, se avete delle domande da fare, delle richieste di approfondimento. Grazie. Va bene, comincio io. Buonasera a tutti. Mi hanno già presentato. Io lavoro tra Mestre e Venezia nell'unità operativa complessa di gastroenterologia dell'Angelo. Sono il signore dei Budelli e sono qui per parlarvi dello screening. Allora, come avete capito, ci sono delle resistenze, ne parlerà la nostra collega tra un po', a fare questi screening. Nel fattispecie le resistenze che riguardano la prevenzione del cancro del colon sono abbastanza ovvie anche per il tipo di accertamento che si deve subire e per cosa questo significa. Allora, se riesco a far partire questo dettaglio, vi faccio vedere questa cosuccia che è su YouTube, così introduciamo l'argomento. L'argomento è serio, ma come dire, bisogna trovare qualcosa di appealing. Questo video gira su YouTube, io l'ho avuto tramite il mio collega di Trieste, l'hanno fatto dei creativi triestini. Ve l'ho fatto vedere per farvi vedere come uno degli sforzi per rendere, diciamo così, popolare questo tipo di prevenzione è anche quello di trovare delle idee che possano rendere in maniera lieve, se vogliamo, quello che è invece un intervento pesante. È un intervento pesante, ma scusatemi che ritorno all'inizio del mio percorso, ci sono sicuro che c'è un altro modo, ma non so quale. È un intervento pesante, però ha un suo perché, se così posso dire. Nel senso che noi parliamo di una malattia molto diffusa. Voglio dire, tanto per capirci, di cancro del colon ci si ammala tanto e si muore di conseguenza, anche se devo dire, per onestà,
che ora come ora si muore di meno, e questo anche grazie allo screening e alla diagnosi precoce, perché di questo andiamo parlando. Però, come vedete, rappresenta una parte consistente delle malattie dell'apparato digerente e delle malattie neoplastiche in genere. La cosa scomoda è che, al di là del primo passaggio, che è la ricerca del sangue nelle feci, cosa che dovrebbe esservi ben nota, il modo per andare in cerca di una lesione che poi noi possiamo curare, eliminare, ridurre, tutto quello che volete, è, come dire, abbastanza fastidioso. È abbastanza fastidioso perché comporta che io prendo un tubo, ve lo ficco nel buco del sedere e vi remeno un metro di budello andando in cerca di qualcosa. È una procedura che normalmente non è che susciti entusiasmo in chi la deve subire. Il concetto è questo. Il concetto è se coparli da piccoli. Sostanzialmente questo schema, che è una cosa molto semplice, vi fa vedere, non so se c'è, no, non si vede, va bene, vi fa vedere come il tumore del colon nasce piccolo e si chiama polipo, adenoma è il termine tecnico più corretto. Il gioco di questo qui è che se io lo prendo da piccolo ve lo porto via, se lo lascio lì cresce, diventa tumore e a quel punto ve lo deve portare via qualcuno di più cattivo di me, che è il chirurgo. Allora, questo è il motivo per cui si può fare lo screening del cancro del colon, perché esiste una lesione piccola che si può togliere relativamente facilmente. I cancri del colon quasi tutti passano attraverso lo stadio di polipo, ci sono dei casi particolari che, vabbè, non sto a discorrere, ma diciamo che la stragrande maggioranza passa attraverso lo stadio di polipo. Allora, il fatto di trovare un polipo, e più piccolo è, più facile è per me toglierlo, consente di azzerare, diciamo così, di diminuire sostanzialmente il rischio di trovarsi con un tumore da grande. Tenete conto che proprio perché questi polipi sono piccoli, spesso e sovente, per non dire sempre, non danno nessun segno in sé. Un polipo può perdere un po' di sangue che voi potete vedere nella cacca, ma anche no. Per cui, come posso dire, è una lesione che se nessuno va a disturbarla, se ne sta lì, fa il suo percorso, fa i suoi danni. Tenete conto che dall'inizio del percorso alla fine parliamo di decine d'anni. Cioè, voglio dire, da niente al tumore 8, 9, 10, 12, 15 anni, cioè la storia biologica è molto lenta, per cui abbiamo un ampio spazio di intervento. E quindi, voglio dire, non è così insensato capire che fare la ricerca del sangue nelle feci ogni 2 anni ha un significato, perché quello che non trovo adesso posso trovarlo tra 2 o tra 4 o tra 3-6 anni, e comunque sono sempre in tempo a provvedere. Allora, il messaggio è: una volta è una bella cosa, ma ripetere il test ha un suo perché, che è legato al fatto che la malattia cresce lentamente e abbiamo un sacco di tempo per poterlo copare da piccolo. Scusate, ho premuto inappropriatamente. Questo è un altro disegnetto, qui nella foto in alto lì vedete come vediamo noi un polipo, è un funghetto. La testa e un lungo collo di cigno, non sono tutti così, questi sono i polipi più semplici da togliere, altri sono un po' più complicati, comunque questo è il concetto del polipo, qua lo vedete più in grande, voi vedete questo è si chiama il peduncolo, diciamo che è il collo di cigno del polipo, e il polipo è questo signore qua, non vi sembra un gigante, ti alzate presente che questo qua sarà 1,5 cm, più o meno 2 cm al massimo, adesso grosso modo. Cosa facciamo? Noi lo prendiamo, vedete questo giochino qua attraverso il mio colonoscopio, adesso ve lo faccio vedere meglio sulla prossima, vedete noi, questo è il polipo, noi usciamo con questa ansa, vedete che c'è quel filamento attraverso il colonoscopio, lo agganciamo come un lazzo, noi siamo dei nuovi cowboy, e poi lo tagliamo con la corrente elettrica, lo tranciamo via, tac, segato, polipo tolto via, lo esaminiamo. A seconda del modello di polipo, come le macchine, ci sono tanti modelli, ci sono i polipi che vanno controllati più da vicino, quelli con più tempo, dipende. Più sono grandi, più da vicino dobbiamo controllarli, più o meno. Più sono cattivi, più ravvicinati dobbiamo fare i controlli. Però, voglio dire, c'è una logica che dopo vi farò vedere. In realtà, come vedete, anche una cosa di questo genere, per togliere quel polipo, ci si mette un minuto. Non è che sia una cosa che ci mettiamo chissà quanto. Altri polipi sono più complessi, più grandi sono, più difficili sono da togliere, ma di per sé questo gesto tecnico, in mani esperte, tutti noi che ci occupiamo di questo abbiamo mani adeguatamente esperte, è una questione di un minuto. Quindi in un minuto vi abbiamo risolto un problema.
quali sono i problemi, perché detto così sembra un gioco facile, vieni, fai sangue nelle feci, è positivo, ti faccio la colonoscopia, siccome ti addormento, anche adesso sapete che la colonoscopia facciamo in sedazione, sostanzialmente siete rimbecilliti, non siete addormentati ma non vi rendete neanche conto, la gente viene fuori dicendo no, dottore, ma veramente ha già fatto tutto, la più parte, dopo qualcuno apprezza meno, ma insomma siamo tutti diversi. Adesso usiamo tutta una serie di giocattoli invece di noi dobbiamo riempire la pancia perché l'intestino è un lume virtuale, no? Noi non vediamo niente, dobbiamo gonfiarlo per vedere, tant'è che uno dei problemi legato all'esame è che uno ha la pancia gonfia, per dire, si fanno, noi cerchiamo di aspirare l'aria, tutte queste cose qua, poi adesso da qualche anno ormai utilizziamo la CO2, l'anidride carbonica invece dell'aria che si riassorbe prima, per cui cerchiamo di fare di tutto perché l'esame sia il meno fastidioso possibile, dopo per amor di Dio piacevole non è. Però voglio dire, si fa il possibile. Uno dei problemi è questo, questo è un caro vecchio clistere, l'ho trovato a Barcellona in una casa di Gaudì, mi è piaciuto, una perversione la mia, questo è il confetto Falqui, chi di voi ha qualche anno di esperienza se lo ricorda, sostanzialmente bisogna purgarsi, non usiamo l'olio di ricino e non lo facciamo solo per farvelo desiderare ardentemente. Allora, è fondamentale, io ve lo dico subito, chi deve fare una colonoscopia? Allora, è un esame fastidioso, che comporta che il giorno prima quando è devi farti una purga, poi arrivi in mezzo, trovi un dottore grande e grosso, ti fica un tubo nel sedere, fa quello che dicevo prima, che fa questo e quell'altro, insomma, sarebbe carino non sprecare l'occasione. Allora, l'esame è un esame visivo, avete visto le foto, è come se io e voi ci guardiamo in faccia, se io adesso sulla mia faccia mi spalmo la cioccolata, voi non vedete quanto sono bello, vedete solo la cioccolata. Se voi la faccia del colon è spalmata di altro che non sia cioccolata, ma il colore è lo stesso, io niente vedo. Per cui vi cucate la pseudopurga, bene o male che la facciate, vi cucate comunque la sedazione, l'esame, le manovre, il dottore che bestemmia in diretta durante l'esame perché non vede niente e alla fine dovete ripeterlo. Allora, questo è il problema, uno dei problemi dell'esame. Dovete essere puliti, che vuol dire che il giorno prima o quando è dovete fare la purga. Allora, dovete sapere che esistono tante purghe a disposizione dell'utenza e fanno tutte abbastanza schifo. Nel senso che dovete bere un certo quantitativo di purganti. Allora, per anni abbiamo lavorato per trovare in primo luogo i purganti che fanno meno mal di panza. Ci sono vari modelli anche di purganti, come di polipi, come di tante cose. Ci sono quelli che agiscono facendo un sacco di mal di pancia. Se voi prendete le compresse di Senna, tanto per dirne uno, forse andate di corpo, però avete un sacco di mal di pancia, perché sono purganti catartici, agiscono sbarrellando le budella, gli danno le randellate e uno fa. Esistono invece dei purganti che fanno meno male, quelli che usiamo per la colonoscopia si chiamano osmotici, è un colpo d'acqua, io dico l'effetto Vaillant con umor nero, ma questo è. Sostanzialmente è un lavaggio del colon che ve lo bevete. Allora, tuttora esistono le soluzioni che sono 4 litri di roba da bere, sono 4 litri di purga, poi c'è da bere anche un po' d'acqua, ma parliamo della purga. 4 litri di purga. Allora, capiamo il disagio, qualcuno fa fatica. Si sono inventati quelli che fanno 2 litri di purga. È un po' diverso, però sono 2 litri invece che 4. Adesso è uscito 1 litro di purga. È un po' diverso anche quello, 1 litro invece che 4. Allora, messaggio. Stiamo lavorando tutti quanti per fare una cosa che sia la meno fastidiosa possibile, diciamo così. Lo sforzo è questo. Tenete presente che berne 1 o bere 4, il trucco è che devi essere pulito allo stesso modo, perché sennò se bere 1 sei più sporco, casca il palco. Funziona. Allora, siamo arrivati a 2 con certezza, con 1 stiamo testandolo in questo periodo, io spero tra breve, la Romelania lo sa, di poterlo regalare a chi fa lo screening, sto facendo i miei esperimenti e sto vedendo che 1 funziona come 2 e funziona come 4 al momento, quindi tra poco cercherò anche di fare quello. Vi dirò anche un'altra cosa, un altro trucco, diciamo così, abbiamo scoperto che mezzo e mezzo è meglio di tutto insieme. Allora, fino a qualche tempo fa si diceva la purga la fai il giorno prima dell'esame. Adesso noi sappiamo che qualunque purga voi facciate, 4 litri, 2 litri, 1 litro, funziona meglio se la prendete metà la sera prima e metà la mattina dell'esame. Orrore! Perché la metà è bello perché bevi mezzo e mezzo, però la mattina all'esame dici, caspita, devo svegliarmi la mattina a fare la purga. È vero? Fa assolutamente schifo, io che la mattina mi sveglio, sono mezzo rimbecillito dal sonno e mi bevo il caffè con fatica, immagino che svegliarsi e bere anche solo mezzo litro di purga non sia il massimo della libidine. Però è un sacrificio che vale la pena, perché tutti gli studi dicono che se tu fai così sei molto più pulito, quindi è più facile che fai un bel esame,
ti risparmi di doverlo ripetere. Io ringrazio come medico che non devo bestemmiare, come vi dico, a tirar via, a pulire, a lavare. L'esame viene più difficile, vi faccio più male, non mi conviene neanche, poi sono di pessimo umore. Però voglio dire, allora, molti mi dicono, ma se ho l'esame alle 9 di mattina, a che ora mi devo svegliare? Presto ti devi svegliarti alle 4, alle 5. Però noi si è fatto come gastroenterologi un ragionamento, se deve, è vero che un'altra cosa è molto più bella, ma una volta nella vita, o una volta ogni 5 anni, o quando capita, ti potrai svegliare alle 4, non per andare alle Maldive col primo volo charter che parte alle 6, ma per andare da Bortoluzzi a farti la colonoscopia. È un disagio, però il gioco può valere la candela, non è che vi chiedo di svegliarvi alle 4 per una settimana consecutiva. Però è importante. Allora, il messaggio che voglio darvi è: stiamo lavorando per rendere anche la preparazione la più, tra virgolette, garbata possibile, e che è nel vostro interesse, voglio dire, in qualche maniera. L'impegno deve essere da parte nostra, cioè assolutamente, deve essere anche da parte di chi fa questa cosa, perché poi la non ripetizione dell'esame va a vantaggio vostro, che non lo ripetete, e di quelli che aspettano. Perché se io faccio due volte l'esame a lei, lei aspetta un mese di più. E questo, in un'ottica di sistema sanitario nazionale, di universalità, io cerco di fare il meglio che posso per più persone possibili. Quindi va nell'interesse vostro e nell'interesse della comunità. È un doppio interesse, e questo secondo me è un valore di cui va tenuto ben conto, perché sulle liste d'attesa e su, siamo, insomma, sangue della rapa non se ne cava. Se io posso spendere 100, è difficile che posso comprare per 200, i saldi non ci sono sempre, in sanità mai. E dagliela, scusatemi, io continuo a fare le mie scemenze, facciamo così, vediamo. No, ho deciso che, ecco. E perché? Perché mi fa così secondo te, che dovrebbe andarmi avanti? Ecco. Allora, tutta questa cosa dello screening, per noi gastroenterologi, è stata un'esperienza bellissima. Abbiamo imparato un sacco di cose, voi non avete idea. Io sono sufficientemente vecchio per dirvi che quando ho cominciato a fare questo lavoro, e sono, diciamo, 34 anni per l'esattezza, fare una colonoscopia era una cosa molto diversa da quello che è adesso. Nel senso che era una cosa in cui lavoravamo in modo completamente diverso, e molte delle migliorie che abbiamo portato al nostro modo di lavorare le abbiamo derivate dallo screening, perché lo screening ci ha messo dei paletti, ci ha detto come dovevamo fare gli esami e perché, e in un certo modo, con certe modalità, c'è un miglioramento continuo. Per cui noi stiamo lavorando tanto sullo spunto dello screening. E perché mai? Secondo, perché Melania mi fa questa cosa? Perché non mi vuole male? Perché, ecco, no, scusatemi, ho qualche, forse così, ecco, va meglio. Però voglio dire questo, siamo contenti di lavorare tanto. Se, ecco, vedete, questi sono gli inizi dello screening. Quelle rosse sono le colonoscopie di screening e quelle verdi sono le colonoscopie fatte al di fuori dello screening. È evidenza che dovunque sia che si faccia lo screening, aumentano anche le colonoscopie all'effetto al di fuori dello screening, una specie di effetto traino. La gente comincia a pensare che forse valga la pena screening, non so, c'è più attenzione da parte dei medici di base che lo prescrivono, la gente lo chiede di più, non lo so. Anche a capocchi a certe volte, attenzione. Però lo screening ha portato un aumento del nostro lavoro. Va bene, noi ce ne facciamo carico volentieri perché abbiamo la percezione che sia un aumento che serve. Io sto facendo baruffa questa roba, ecco. E quindi lavoriamo di più, è un grosso impegno per le strutture, perché dobbiamo far fronte allo screening, ai pazienti ricoverati, ai pazienti che arrivano fuori dello screening, però lo facciamo volentieri e cerchiamo di migliorarci. Quello che dicevo prima, lo screening ci ha spinto a fare dei programmi di miglioramento continuo, noi stiamo cercando di essere sempre più bravi. Per i miracoli siamo lontani, però attenzione, siamo lontani ai miracoli, ma dopo vi farò vedere come siamo su una strada molto buona per lo pseudo miracolo. Questa è una frase inglese che dice una cosa importante: proprio perché stiamo lavorando tanto e vogliamo cercare di offrire il meglio a tutti, che vuol dire la prestazione giusta alla persona giusta, al momento giusto, questo si chiama appropriatezza, allora abbiamo anche l'ambizione di sapere quando dovete fare i controlli. Allora, io faccio un sacco di colonoscopie per niente. Allora, ci sono delle regole in tutte le cose che vengono fatte da un umano in questa terra, più o meno. Nel lavoro ci sono delle regole, nel mio lavoro ci sono delle regole, nello screening ci sono delle regole.
Per i motivi che vi dicevo prima, che un polipo cresce, che mette decine d'anni, è lento, fa diga, che stress, se io faccio una colonoscopia e sono sicuro di quello che ho visto e do un controllo, che è fatto tra un anno, tra tre anni, tra cinque anni, secondo una serie di regole, io raccomando alla gente di rispettare questa serie di controlli, perché io so quello che vi dico. Allora, le colonoscopie inutili, fatte 100.000 volte, non solo non servono a niente, non solo fanno sì che lei aspetti due mesi invece che uno, ma anche possono rappresentare un danno, perché esiste una possibilità di complicazione di fare un esame, oltretutto. Per cui la raccomandazione ulteriore che facciamo è, se noi diamo delle raccomandazioni sui controlli, le diamo perché, come dire, abbiamo la speranza di sapere quello che facciamo, e quindi invitiamo la gente a seguirle, perché vogliamo evitare esami inutili e eventualmente dannosi. Questa è una cosa a cui noi teniamo tantissimo, perché fa parte della mia assunzione di responsabilità professionale. Io farei prima a dire, ti fai l'esame ogni sei mesi, vai tranquillo, chi se ne frega. Farei del male a voi e alla struttura. Io mi prendo la responsabilità di dirti che avendoti io fatto quell'esame, ti ho trovato quella roba in quel modo lì, per cinque anni puoi stare tranquillo. Non posso fare il miracolo. Uno su cento, uno su mille, uno su centomila, probabilmente si troverà con la sorpresa. Questo succede, ne siamo consapevoli, si chiama lesione intervallo, lo troviamo in mezzo a controllo e l'altro. Ma su grandi numeri funziona. Abbiamo delle linee guida molto forti, italiane, europee, mondiali, galattiche, di Marte, che ci dicono che questi tempi sono adeguati. Allora, è interesse di tutti rispettare questi tempi. Io prendo la responsabilità, mi pagano 50.000 euro all'anno, al mese, per fare queste cose, e io mi prendo questa responsabilità e vi chiedo di ascoltarmi. Non perché io posseggo la verità, la via e la luce, ma perché è frutto di un lavoro grosso, ed è un lavoro che dà i suoi frutti. Questi sono dati della regione Veneto, di questa regione, dati dello screening. Nell'arco di pochi anni c'è una riduzione del 20% di mortalità di cancro del colon. Scusate se è poco, perché i polipi che noi accoppiamo da piccoli non diventano grandi, non diventano cancri, e se li becchiamo dall'inizio li curiamo anche più facilmente. Quindi lo screening funziona. Io godo come un riccio a fare colonoscopia di screening, perché mi sembra di fare un lavoro utile. Godo molto meno di un riccio a fare colonoscopie inutili, perché c'è la persona che ha il doloretto lì, che qualche medico, magari sospinto dal paziente che preme, gli prescrive esami inappropriatamente. Quelli sono esami inutili, che danneggiano certamente il servizio, perché rubano posti a chi ne avrebbe bisogno, e probabilmente anche chi lo subisce, che si cucca tutta una procedura, purga, tubo, sedazione, tra virgolette, per niente. Allora, lo screening funziona così com'è strutturato oggi in questa regione. Può funzionare meglio? Certamente sì, dovrà funzionare meglio, ma ad oggi funziona. Questo è uno dei discorsi che vi facevo prima. Queste sono le linee guida europee che dicono che a seconda, non vi serve leggerlo, tanto è un problema mio quello applicabile, ma il messaggio è, non mi invento io i controlli. Abbiamo un sistema di regole che ci dice, sulla base dell'esperienza, della scienza, della conoscenza, della sapienza, del cavolo volete voi, quando è giusto farvi fare cosa. Allora, se noi aderiamo a questo schema, il percorso funziona. Se noi invece andiamo fuori, pisciamo fuori dal seminato, il percorso si ingrippa, funziona meno bene. Quindi lo screening è una campagna strutturata con un sistema di regole complicato che riguarda una prestazione non gradevole ma utile, che se fatta bene non è fastidiosa per nessuno, che non si... il fastidio più grosso, le persone me lo dicono, ha preso roba, sei a purga, io quella non posso farla per voi, giuro, non la vorrei neanche fare per voi, però voglio dire, non posso. Per l'esame, oggi come oggi, abbiamo modo di fare tutta una serie di misure per renderlo il meno sgradevole possibile e il più efficace possibile. Ma è un gioco in cui ci sono degli attori, siamo noi e siete voi, ciascuno deve fare la sua parte. La mia speranza è che sia un successone, che abbiamo la coda. In realtà, se siamo qui e continuiamo a fare queste campagne di, come dire, pubblicità progresso, se i nostri amici di Trieste si inventano il filmetto che avete visto prima, è perché non è un successone, o meglio, è un successo, ma non è un successone. Noi vorremmo che fosse molto più un successone, per i motivi che vi ho detto, perché io adoro fare colonoscopie di screening, perché mi sembra di fare un lavoro fatto bene, molto meglio che altre cose che faccio nel mio lavoro e nella mia vita. Allora, il messaggio che io spero passi a livello
di popolazione, voglio dire, è che c'è gente che ci lavora molto seriamente su queste cose e che quindi l'aspettativa è che migliorando la performance di adesione, cioè più gente partecipa a queste campagne, più noi lavoriamo meglio. Tenete presente che per il posto in cui lavoro io, come tutti i miei colleghi, è un grosso impatto, perché noi di screening facciamo tante colonoscopie su un anno e se aumentano le persone che fanno lo screening, aumenta le persone che hanno il sangue nelle feci, aumentano le colonoscopie che dobbiamo fare e più colonoscopie fai, più controlli devi fare, quindi aumenta un grosso carico di lavoro. Ma a parte il fatto che mancano medici, come avete saputo da tutta la stampa, che è un problema effettivamente sgradevole, però in realtà proprio perché siamo pochi cerchiamo di lavorare al meglio. Al meglio vuol dire fare le cose che servono nel modo migliore. Thank you very much. Questo è mancato di chiedere a questa signora qua. Questo io sono, come dire, come diceva, perché sono l'utilizzatore finale, qualcosa del genere, nel senso che io arrivo solo quando lei l'ha fatto ed è positiva, allora chiamano me. Il motivo per cui non è arrivato sta a lei. Ah sì, è la mia? Sì. Sì? Detto da una donna è brutto, però apprezzo, grazie. Adesso sentirebbe ancora meglio perché la rimbecilliamo, perché in realtà tutto sono su grandi numeri, scherzi a parte. Io dico sempre che io le possiamo fare l'esame 100 volte. Come va dipende dal caso, perché basta che io prenda la prima curva a destra invece che a sinistra, adesso la faccio semplice e non ci sono cartelli perché io vado a occhio, e può diventare una passeggiata o un massacro. Allora, questo lo dico perché è giusto che la gente sappia che questo, con la sedazione di fatto su grandi numeri questo viene di molto diminuito. Allora posso anche prendere la prima curva a sinistra, dopo in qualche maniera va bene uguale. Sì, sì. Ma no, ma confermo questa sua, la ringrazio ma confermo. Ecco, allora magari... Perché è stato bloccato, è bloccato 69? Allora, questa è una domanda interessante. Le faccio un'altra controdomanda. Lei deve sapere che tende a abbassarsi l'età in cui la gente ha il cancro. Perché non l'anticipiamo a 45? Allora, questo è un dibattito aperto in ambito gastroenterologico, diciamo così, di screening. La prima risposta che potrei darle, si sta lavorando su questo, si sta decidendo se anticipare 45, portarlo a 75 o via. È molto dibattuto, potrei dare una risposta banale, che è che le risorse quelle sono, no? Cioè nel senso aumentare lo screening vuol dire spendere schei in buona sostanza per fare tutte le campagne prima, durante e dopo. Allora, questo è sempre un problema naturalmente dappertutto, non solo in questo paese in particolare. La seconda risposta che potrei darle, questa però è un'opinione personale, per cui la prenda per quello che crede, io più volentieri anticipo 45. Se devo decidere di spendere, ho dei soldi da spendere da buon padre di famiglia e posso spenderli se anticipare 45 o posso anticipare 75, perché se lei è arrivata, allora attenta, se lei fa lo screen da 50 a 70, succedono due cose: o lei nel corso del percorso prima o poi diventa positiva il sangue nelle feci, allora si cucca una colonoscopia, e dopo secondo è quello che trova, però fa già dei controlli. Se l'ho trovato il polipo grosso, anche a 69 anni dico torna tra 5 anni, perché devi tornare. Se è sempre stata negativa, la probabilità statistica che le trovi, che lei diventi positiva, che le faccio la colonoscopia poi, che trovi il polipo, che poi diventi cancro, che lei muoia, insomma a 94 anni può anche morire di qualcosa per quanto mi riguarda, no? Allora, questo è il messaggio, voglio dire, per certi aspetti, ma ripeto, questa è un'opinione personale, io sono... Mi piace di più l'idea, potendo investire, di anticipare a 45 l'inizio. Da 70 in poi, se uno non ha trovato niente fino a quel punto,
per carità di Dio, tutto può essere ovviamente, ma è meno probabile che gli trovi qualcosa di sostanzioso, questo voglio dire. Ecco, se posso aggiungere una cosa a quello che ha detto il dottor Bortoluzzi, che ha centrato sicuramente con questa risposta a quello che chiedeva la signora. Noi possiamo pensare che ogni singolo esame in medicina ha un suo significato, ok? Quindi la colonoscopia esisteva anche prima che ci fosse il programma di screening, così come esiste una mammografia al di fuori del programma di screening. Che cosa fa di diverso, che cos'ha di diverso lo screening? Lo screening non è un esame. Lo screening è un percorso in cui dall'inizio alla fine la persona gratuitamente, questo mettiamo tra parentesi, ma secondo me è una delle caratteristiche importanti perché è un servizio di sanità pubblica, qualcosa che riguarda tutti noi e quindi lo accompagna dal momento in cui vai a cercare qualcosa in una persona che non ha sintomi, perché ricordiamoci, non c'è una persona che sta male e che quindi va dal suo medico di base e dirà ho mal di pancia, ho questo disturbo, ho l'aria nella pancia, mi gonfio, queste cose qua. No, è un invito a fare un esame a persone che stanno assolutamente bene, che magari hanno problemi di tutt'altro tipo e mai ci penserebbero a questo, fino all'eventuale trattamento se nel caso durante la colonoscopia si trovasse il polipetto. E questo percorso è stato testato sul campo, quindi non è qualcosa di teorico, si sono fatti degli studi e si sono misurati i risultati e si è dimostrato l'efficacia di questo percorso in una fascia di età che va dai 50 ai 69 anni. Se io prendo lo stesso test del sangue occulto, fatto in questa maniera, cioè a maschi e femmine tra 50 e 69 anni, ogni due anni in una popolazione apparente sana, ma lo sposto come fascia di età, potrei non avere lo stesso risultato. E qual è lo scopo di tutto questo lavoro di cui vi ha parlato il dottor Bortoluzzi? È una cosa molto ambiziosa, cioè ridurre la mortalità per il tumore. Allora, se noi misuriamo questa riduzione della mortalità, vuol dire che quello che stiamo facendo funziona e siamo sulla strada giusta. Per cambiare strada o comunque per allargarla, io devo essere sicura che quello che sto facendo sia altrettanto efficace, non prenda in giro la gente, non sia quindi uno spreco di tempo, di risorse e anche di energie che posso invece impiegare in qualcosa di più utile. Quindi prima di allargare una fascia di età, nello screening bisogna provare che ci sia la sua efficacia, con studi chiaramente che, come diceva il collega, stanno procedendo e che non riguardano solo lo screening del tumore del colo, ma ad esempio anche per la mammografia. E quindi ecco perché noi diciamo accompagniamo le persone fino a un'età in cui, se fino a quel momento non hanno sviluppato la malattia facendo lo screening, possono tranquillamente continuare, diciamo, con il percorso con il medico di base, sapendo di avere una tranquillità perché fino a quel momento i test di screening sono risultati negativi. È chiaro che nel momento in cui quella persona, magari 70 anni, 72, 75, sviluppa dei sintomi, il medico di base può dire: anche se hai fatto lo screening fino adesso ed eri sempre negativo, adesso la colonoscopia te la prescrivo io, però te la prescrivo se c'è un motivo clinico, e questo motivo deve essere fondato e sicuramente non è il mal di pancia. Questo vale anche nella fascia di età dello screening, ovviamente. Cioè, se uno ha un sintomo, vuol dire, se uno tra una screening e l'altro tutto negativo, non so, dico una scemenza, perde 20 kg di peso, non capisce perché, oppure diventa una diarrea mostruosa che prima era stitico, cioè sono dei segni e sintomi, come dire, il suo medico valuterà. Noi non è che diciamo no, non ti faccio la colonoscopia perché il sangue e le feci era negativo. A fronte dei sintomi motivati, sì, in qualunque fascia di età. Il vero problema è che facciamo un sacco di esami in qualunque fascia di età, come dire, bizzarri.
Ecco. Ecco. Allora, come funzioniamo? Forse... Allora, se vuoi... No, ho capito. La risposta è certo che sì, a questo serve lo screening. Ecco, però, dopo l'età, una va dal medico di base, sì, dicendo che sente dei sintomi, cioè che certe cose ti danno che la infanzia, ma ormai è già avanzato, perché quando si sentono i sintomi, di solito, non è che sia l'inizio, quando una infanzia... Sai qual è il trucco? Che i sintomi presunti di un cancro del colon possono essere i sintomi presunti di tutto e di niente. Allora, il mal di pancia, faccio per dire una banalità, è un sintomo del tutto generico, può avere un miliardo di cause. Allora, io dico sempre che nell'ambito del mio lavoro ci deve essere un percorso clinico. Tu vieni da me e mi racconti una storia. Io dico sempre che molta parte del mio lavoro vuol dire ascoltare le persone. Tu mi racconti una storia, io nella testa devo sentire i campanelli che mi suonano. La difficoltà del mio lavoro è che il campanello deve suonare al momento giusto. Se suona sbagliato io non lo sento, lo perdo. Allora, però, la regola è che si comincia dall'esame meno invasivo, si va verso quello più invasivo. Allora, dico una scemenza. Hai tanto male, stavo male, soffiato, un esame del sangue? Non la colonoscopia diretta, per capirci. Molte volte si ferma ben prima. Allora, il fatto che i sintomi arrivino tardi è vero per alcune tipologie di tumore del colon, perché poi il colon è lungo e è diverso. Ribadisco, se ci sono sintomi vanno indagati. Il problema è quando uno non ha i sintomi. A questo serve lo screening. E al di sopra di una certa età, se uno ha un tumore che sta crescendo, ci mette 20 anni, questo è vero, ma se ha fatto 20 anni di screening negativo, ribadisco, tutto può essere, sono d'accordo con lei, ma la probabilità è molto molto bassa. Perché ha fatto 10 sangue occulti negativi in asintomatico, perché era stato asintomatico in 20 anni. Quindi tutto può essere, però non è così probabile. Quindi non è quello il problema. Perché io devo lavorare su grandi numeri, sulla frequenza, non sul caso singolo, che c'è e ci sarà, e perché per i miracoli ci stiamo attrezzando, ma non ci siamo ancora. Certo, poi magari arriva la persona, il settantenne, che è sempre stato bene, che quindi non si è mai sentito stimolato, diciamo, a partecipare a uno screening, comincia a stare male e quindi è chiaro che è fuori sì dell'età di screening, però anche alle spalle non ha un percorso iniziato e quindi è chiaro che magari in quella persona magari c'è più probabilità al primo colpo di trovare una lesione, ma voglio dire, la cultura dello screening è qualcosa che cresce pian piano e che coinvolge tutti, a partire diciamolo dalle donne, perché noi donne siamo più, come dire, in sintonia, cioè noi cresciamo e da piccole ci educano che a una certa età cominci a fare i pap test, poi cominci a vedere la mamma, la zia, la nonna col tumore alla mammella e quindi qualcuna comincia anche a controllarsi il seno già da giovane e quindi arriviamo all'età dello screening del colon retto che è 50 fatidici, che in un certo senso siamo allenate e quindi qual è poi il nostro compito? Fare il volontariato all'interno della famiglia, dei fratelli, per trascinare i mariti, i fratelli, cioè tutti i membri maschili della propria famiglia che solitamente sono un pochino più recalcitranti, poi parlerà la collega di questo molto meglio di me. Come funziona allora questo screening? Abbiamo un test che adesso ormai nella regione Veneto si è stabilizzato ed è il test del sangue occulto fecale che proponiamo ogni 2 anni alla una popolazione potenzialmente sana. Se sappiamo che una persona ha fatto da poco il test del sangue occulto fecale negativo o magari ha fatto anche una colonscopia da poco, noi il test vorremmo evitarglielo e quindi lo lasceremo tranquillo. Quindi a volte cosa succede? Nel nostro programma di screening arriva l'informazione che qualcuno ha fatto questo tipo di test e quindi in quel momento l'esame non viene generato, cioè l'invito, la lettera non viene generata.
Come prosegue? Come proseguiamo? Andiamo per zone geografiche. Quindi il territorio, ormai sapete, siamo tre ex ULS, la 12, quindi territorio Venezia Mestre, Dolo Mirano e Chioggia. In ciascuna di questi distretti, adesso ci chiamiamo distretti, dividiamo il territorio in zone e cominciamo a batterlo a tappeto e mandiamo inviti a nastro proprio per, come dire, coprire tutta la popolazione di quella zona. Quindi facciamo un invito e questo invito dice: vai a ritirare il test del sangue occulto fecale. Quindi cos'è? Una piccola bustina verde, prima mi scuso non ho trovato la fotografia da metterlo, è una piccola bustina, quindi non è il barattolo della Nutella, non è la provettina delle urine, è un campioncino che diamo noi. E come lo diamo? Con l'invito si va o in farmacia o al distretto, d'accordo? E da quest'anno anche negli ambulatori di alcuni colleghi medici di base che fanno le medicine di gruppo integrate, forse qualcuno le conoscono, e quindi facciamo di tutto perché la persona possa essere facilitata nell'andare a prendersi questo piccolo provettino. Dopodiché questa provettina si apre, è una cosina piccola così, e si striscia sulle feci, quindi non è un cucchiaino, è proprio una cosa che va dentro e fuori, come se andaste a sentire se è pronta, se è cucinata una torta e si va con lo stuzzicadente, no? Stessa cosa. Dopodiché ci sono delle etichette da applicare, alcune hanno già un codice a barre, su una bisogna mettere il numero di telefono, che è importantissimo per noi, perché se il test è positivo, vabbè, vi mandiamo a casa la lettera, però la cosa importante è che telefoniamo a casa per dare la spiegazione, perché la persona non si spaventi, non stiamo parlando di una emorragia rettale, stiamo parlando di qualcosa che ad occhio nudo non si vede. Quindi nel momento in cui arriva l'informazione che il sangue occulto è positivo, non è che dobbiamo impanicarci, ok? E correre per avere la colonscopia magari dopo due giorni. Stiamo parlando di qualcosa, come vi ha spiegato prima il dottor Bortoluzzi, che ha tutto il tempo per potersi, come dire, affrontare e organizzare per bene. Ecco. Quindi si telefona a casa, si mandano le informazioni sul tipo di dieta che è preferibile seguire per facilitare poi il lavoro del beverone magico, e quindi si va poi preparati all'appuntamento dopo il colloquio col proprio medico di base, che di solito, se uno dice ma ho il farmaco della pressione, ho quello per il cuore, cosa devo sospendere, tutte queste cose qua, si va e si fa l'esame. Dopodiché arriverà una lettera con il risultato di quello che hanno trovato. Se non c'era niente, il sangue occulto si ripete dopo 5 anni. Quindi non è che dopo 2 mesi dalla colonscopia o 6 mesi riceviamo telefonate se possono rifare l'esame, perché non ha senso. Capisco che ci può essere la paura, però deve essere in qualche modo elaborata, gestita. Se la colonoscopia, se c'era una bella pulizia, il gastroenterologo non ha trovato niente, si possono aspettare 5 anni, a meno che non insorgano dei sintomi che il medico di base potrà giudicare meritevoli di dire aspetta che facciamo un controllo diverso, d'accordo? Quindi niente panico, è un test di screening. Ok, non è una cosa che dobbiamo fare nel giro di 2 giorni poi. Una volta che invece uno fa la colonoscopia e dovessero trovare qualcosa, si entra in quello che si chiama il follow up, cioè il controllo successivo, che è deciso dagli specialisti gastroenterologi, e a distanza di 1, 2, 3 anni, a volte 5, si farà un'altra colonoscopia. Noi telefoniamo, diamo le indicazioni e, come dire, si resta nel circuito dello screening. È un meccanismo complesso, questo sì,
e ogni tanto da qualche parte si inceppa, ma direi che gran parte del nostro lavoro come centrale screening è quello di controllare e ricontrollare che tutto giri nel migliore dei modi, d'accordo? Quindi nessuno si dimentica, ma controlliamo e ricontrolliamo tutto quello che in qualche modo è il percorso dall'inizio alla fine, cercando di migliorarlo là dove si può inceppare, perché ovviamente sappiamo che le cose perfette non esistono. Però qua ci vuole la collaborazione anche di tutti gli utenti, di tutti coloro che vogliono partecipare, perché sappiamo che fra i tre screening questo è quello un pochino più complicato. Allora, senza tediarvi con... Ecco, una cosa di cui poi parlerà la nostra collega, la dottoressa Zanon, quali possono essere quei fattori... No, della mammella, se è sbagliato. No, è rimasta. Vabbè, il titolo è sbagliato, ma il concetto è quello. Che quali sono dei fattori che si sono dimostrati correlabili col tumore del collo del colon? Una dieta ricca di carni rosse e di insaccati, farine e zuccheri raffinati, un eccessivo consumo di alcol, l'obesità soprattutto addominale, l'inattività fisica e il fumo di sigaretta. Questi sono soltanto alcuni di quei fattori sui quali in qualche modo noi possiamo incidere. Quindi va bene lo screening, ma cerchiamo di fare un passo prima, cerchiamo di intervenire su quei fattori che possono condizionare e prolungare nel tempo lo stato di salute del nostro organismo. Poi ci sappiamo che esistono delle malattie che possono di per sé costituire un fattore di rischio. Sono, non so se avete sentito parlare, la retocolite ulcerosa, il morbo di Crohn, alcune forme di malattie ereditarie, no? Queste sono persone che quando noi veniamo a conoscenza di questa loro condizione clinica escludiamo dallo screening. Perché? Perché loro hanno bisogno di un controllo clinico, non sono persone asintomatiche, sono persone che hanno dei fattori di rischio rispetto alla popolazione generale e quindi meritano dei controlli diversi, più specifici e nel tempo più ravvicinati, d'accordo? Quindi quando noi escludiamo queste persone non lo facciamo perché ci togliamo un problema, ma lo facciamo perché queste persone vanno guardate con un occhio diverso, con un occhio di riguardo, con esami più frequenti. Questo abbiamo parlato, quindi lo screening organizzato quindi è più efficace dello screening spontaneo, di quello che uno fa per conto proprio. E questo perché? Perché se io lo vado a fare in uno screening organizzato, c'è un percorso dove ho specialisti in ogni punto del percorso, specialisti che hanno esperienza, che hanno qualità, un percorso che si basa su studi scientifici di provata efficacia. Quindi non la favoletta dell'orso, ma qualcosa di concreto che abbiamo misurato. E quindi, tra l'altro, se io ho un richiamo a un tempo preciso, come diceva il dottor Bortoluzzi, è giusto che io lo faccia in quel momento e non magari 2 anni dopo. Quanti me ne sono arrivati con colonscopie fatte in posti prestigiosi? Ok, prestigiosi devo dire, ma mancava l'indicazione del controllo successivo, per esempio. E cos'è successo? Che questa persona ha dimenticato di aver fatto il test, nessuno gliel'ha più ricordato e si è presentato allo screening con una colonoscopia fatta magari 7 anni prima, dove dicevano che avevano trovato qualcosa. Quindi è meglio affidarsi in un percorso dove c'è sempre qualcuno che in qualche modo ti supporta. Quindi lo screening si basa su qualcosa che è provatamente efficace e si organizza secondo dei paletti di qualità ben precisi. E questo è importante. In questo periodo stiamo subendo il nostro percorso di accreditamento istituzionale, che al di là della quantità
immane di carte e documenti che dobbiamo procurare, sono però delle linee guida per noi, perché ci dicono che tutti quanti nella nostra regione, tutti, compreso le strutture del sistema sanitario, devono lavorare in un certo modo e devono garantire un certo standard di qualità. E quindi il nostro sforzo è proprio per questo. Nulla quindi si improvvisa. Gli screening che sono di provata efficacia sono questi tre: il mammografico, il colon retto e la cervice uterina. Questo è il nostro mondo. Noi non lavoriamo da soli. La nostra centrale screening, siamo in tutta la nostra USA, abbiamo un medico referente per ogni distretto, ci sono delle infermiere professionali che sono le persone incaricate di telefonare a casa dei pazienti positivi, e poi abbiamo tutto il personale del nostro call center, cioè quello che risponde al telefono, tutte persone che vengono formate appositamente sullo screening, però poi noi procuriamo il lavoro agli altri, e quindi ecco tutti i reparti ospedalieri, il CUP, ma anche abbiamo i medici di base, i distretti sanitari, vedete, le farmacie. Ricordiamo che c'è un accordo tra Federpharma e il gruppo italiano di studio dello screening del colon retto, ed è per questo che le farmacie si prestano ad aiutare lo screening, rendendosi disponibile a consegnare il kit del sangue CUP. Quindi siamo un gruppo grande. Due righe perché dirvi cosa abbiamo fatto qua nel distretto del Veneziano, quindi ex US 12, nell'anno scorso. Abbiamo fatto quasi 40.000 inviti, lettere, che partono con un gestore postale. Purtroppo però vedete quanti ne hanno aderito? Neanche 20.000. Siamo a un'adesione corretta, la chiamiamo noi, al netto di chi magari ha fatto il test, di chi non avrebbe dovuto farlo, eccetera, del 47,5%. Cioè abbiamo una macchina straordinaria, abbiamo la possibilità di farla correre, d'accordo? E non abbiamo l'autista, cioè è un peccato. Qui abbiamo uno su due che si dilegua. Noi abbiamo tantissimi che vanno a ritirare la provettina, e di quei tantissimi che vanno a ritirarla, metà non ce la riporta. Guardate quanti ne abbiamo mandati ad approfondimento, quasi 1.000. E questo vi dico cosa abbiamo trovato. Tra chi è andato per la prima volta, nei maschi abbiamo trovato 4 tumori già avanzati. 31 però erano polipi, chiamiamoli così. Polipeti già avanzati, e 9 in forma iniziale. Nelle donne la cosa è andata un po' meglio. Tra chi è andato al primo esame, che non vuol dire solo i cinquantenni, vuol dire anche gente che è stata invitata e magari a 56 anni decide per la prima volta di aderire, non abbiamo trovato già tumori avanzati, abbiamo trovato 13 polipi in stadio bello florido e 8 iniziali. Se andiamo a vedere invece chi aveva già aderito, e quindi in tutte le fasce di età successive, vedete quanto lavoro abbiamo procurato ai nostri endoscopisti? 8 tumori nei maschi, 5 nelle donne, 97 adenomi avanzati. Questi sono tutti adenomi che poi sono persone che vengono mandate a controllo negli anni successivi, d'accordo? Quindi, quali sono le novità? Abbiamo fatto un patto con i medici di base e in particolare con quelli delle medicine di gruppo. Per cui i medici adesso chiedono ai propri pazienti: hai fatto lo screening? Quanto tempo è che non hai fatto una mammografia? Quanto tempo è che non hai fatto un pap test o l'HPV test? Hai fatto il sangue occulto fecale? Poi cosa abbiamo messo? Sulla lettera di invito di tutti gli screening abbiamo piazzato il nome del medico di base. Perché? Perché è una condivisione di questo percorso. Avremmo voluto mettere quelli del dottor Bortoluzzi su tutti, ma abbiamo detto non sono troppi, non ci stava. Abbiamo iniziato, forse qualcuno l'ha già visto, da circa 10 giorni, gli sms di promemoria, cioè vuol dire di tutti i nostri pazienti screening di cui in qualche modo abbiamo un numero di cellulare nel nostro database,
arriva un messaggino che ricorda l'appuntamento di screening, sia per il PAP test o HPV test, sia per la mammografia. Nel caso del colon retto è la data in cui uno dovrebbe consegnare la provettina col sangue occulto. Però spesso queste persone non hanno ricevuto la lettera. Allora cosa succede? Queste persone che in altre situazioni le avremmo, tra virgolette, perse, sono indotte a telefonarci e quindi noi spieghiamo cosa si fa, mandiamo a casa la lettera, mandiamo a casa le etichette e recuperiamo tutte le persone che, anche se nella loro zona lo screening è già passato, vogliono continuare. E poi abbiamo i contenitori fissi negli ospedali di Mestre e Venezia, così come in quelli di Dolo Mirano e di Chioggia. Quindi vuol dire che vicino al punto prelievi dell'ospedale dell'Angelo e nel CUP dell'ospedale di Venezia c'è un bussolotto, una scatola, dove uno va a depositare. Quindi anche se io, che so, sono a Lido, è passato lo screening a Lido e io non ho aderito, però adesso voglio farlo, ho un posto dove andare a depositare la mia provettina e posso partecipare allo screening. Quindi invito o accesso spontaneo, l'indicazione del medico di base, ma ricordiamoci, non serve impegnativa perché tutto è gratuito. Questi sono i nostri numeri telefonici e questo che è importante è la nostra mail del servizio, perché nessuna persona che ci contatta per mail viene lasciata indietro, rispondiamo a tutti. Quindi il nostro invito è: chiamateci e scriveteci. Basta, grazie. È meglio quello una volta e via, è un metodo diverso. L'esame dei tre campioni viene fatto con un sistema, diciamo, più vecchio, adesso faccio grazie ai dettagli, per cui è meno affidabile rispetto a quello della botta e via, che è un sistema più, tra virgolette, moderno, diciamo così, più accurato, e soprattutto nell'ambito dello screening abbiamo dei parametri di riferimento. Quell'esame misura il sangue, diciamo, il valore 100 è un valore soglia, sotto i 100 è negativo, sopra i 100 è positivo, più o meno, per cui è un sistema consolidato, tra virgolette. Invece il Lang 3 è un sistema più vecchio che aveva un maggior margine di variabilità e il fatto di farlo tre volte non cambiava nulla. Per cui in realtà, se oggi, allora, premesso che l'esame del sangue delle feci è un esame che va fatto solo nello screening, al di fuori non serve a nulla, nel senso che serve se tu hai mal di, hai dei sintomi per cui io temo che tu abbia qualcosa, ti faccio, non so, la colonoscopia, l'attacco, quello che devo farti. Quell'esame lì serve solo a perdere tempo. Quindi non è un esame diagnostico, è un esame di screening. Allora, al di fuori dello screening non va fatto. Se va fatto, una volta, come nello screening. Quello che provo a fare stasera con voi è un po' passare da una dimensione oggettiva, e stasera ci sono state date delle informazioni che hanno una base oggettiva. Hanno a che fare con quella che è la realtà e sono informazioni importanti perché permettono proprio un corretto esame della realtà. Però ognuno di noi è fatto di una parte razionale e però siamo fatti anche di una parte, chiamiamola così, emotiva, che ha comunque un'influenza nel dialogare con la nostra parte razionale. E allora provo a fare un viaggio insieme a voi rispetto a cosa accade emotivamente in una persona che decide di dire no ad una campagna di screening e anche invece cosa accade
nella mente di una persona che decide di dire sì ad una campagna di screening. Inizio con questa slide, con questa frase, dove in realtà è già racchiuso il messaggio più importante della prevenzione, cioè che a fare prevenzione in ogni caso si vince sempre, qualcosa che ci è stato detto stasera. Se ho un esito di assenza di malattia, posso stare tranquilla per 2 anni, per 5 anni, che è già un buon margine. Se ho però un ritorno di qualcosa che non funziona, comunque lo posso affrontare. E nel tumore, nel rischio del tumore al colon, c'è stato anche detto che il tempo che abbiamo davanti per affrontarlo in qualche modo ci gioca di vantaggio. Per cui prima abbiamo un'informazione, prima possiamo intervenire, prima che sia uno sviluppo più negativo. La scienza ci dà la prevenzione, prenderlo in tempo è l'arma che abbiamo. Una sera ne parlo con il mio compagno, dovrei fare degli esami forse, ma mi spaventano. Falli, perché vinci comunque. Se sono negativi, tirando un sospiro di sollievo, ma anche se sono positivi, perché sapresti, solo sapendo ci si salva. In questa affermazione probabilmente ci troviamo tutti d'accordo, però poi l'adesione alle campagne di screening è sotto il 50% in questo caso. E se ognuno di noi stasera si ferma un pochino a pensare, ma io come mi prendo cura di me stessa? Che rapporto ho io con la prevenzione? Beh, forse troveremo delle risposte diverse. Tra di noi probabilmente c'è chi non perde nessuna possibilità di screening in base alla propria età, c'è chi invece magari ha ricevuto o sa che dovrebbe ma non trova mai il tempo, e c'è chi anche probabilmente riceve la lettera e la mette immediatamente da parte. Cioè ci sono meccanismi e modalità di affrontare diverse. Senza che mi fermo. Ci è già stato detto che in realtà anche i tumori del colon retto sono in parte prevenibili, identificabili in fase precoce e curabili. C'è stato però anche detto che i sintomi iniziali possono essere asintomatici, aspecifici, e quindi noi rischiamo di poterli sottovalutare. Questo vuol dire che la nostra paura di scoprire qualcosa, quindi finché non sento niente sto bene, collude in realtà con le manifestazioni silenziose di un possibile inizio di percorso tumorale. Questa è una frase di Pietrangeli, chi è di una certa età e ama il tennis lo conosce come personaggio, diciamo, del tennis italiano, che ha affrontato una diagnosi di tumore al colon. E lui dice, era il 1996 e avevo notato il solito sangue nelle feci. Sintomi dell'età, pensavo. Saranno le emorroidi. Poi ce l'avevo da tempo, ma io stavo bene. Non avevo altri disturbi, mangiavo bene, digerivo bene, mai un mal di pancia in vita mia. Dai primi sintomi al momento poi della diagnosi vera e propria, per lui sono passati 8 mesi. Forse anche poco, però in realtà 8 mesi sono tanti. In quegli 8 mesi c'è stata una sottovalutazione di quello che stava accadendo. Una delle definizioni di screening è quella di un'azione che è un atto di vita che è compiuta per prendersi cura di se stessi e diminuisce il rischio di ammalarsi. E anche qui siamo tutti d'accordo razionalmente. E accanto a questa frase mi piace metterne un'altra, che è quella legata ad un vissuto personale. Perché poi è questo che va a giocare alcune volte nel farci da soli lo sgambetto, e quindi nel non prenderci cura di noi stessi in maniera proattiva. La prevenzione evoca un corpo che dà asilo ai propri nemici mortali, incorpora in sé incertezze ed orrore, turba la condizione attuale, quella dell'essere qui in questo momento. Quindi quando io ricevo una lettera a casa di uno screening, è come se in qualche modo
pur stando bene fino ad allora, apparentemente bene, mi venisse insinuato un dubbio. Sto veramente bene? Di fronte a questo dubbio possiamo reagire in maniera attiva e costruttiva, ok, affronto, oppure invece ci difendiamo in maniera meno costruttiva ed evitiamo. Per capire un po' cosa accade nella mente delle persone ci viene in aiuto quella che viene definita la psicologia della salute, cioè quella parte della psicologia che si interessa dei comportamenti che sono connessi alla salute, la quale un po' ci porta incontro il fatto che le variabili psicologiche possono avere una componente importante nello spostare l'ago della bilancia nel dire sì o dire no. Per cui è importante che anche nell'aspetto di organizzazione della prevenzione si possa un po' tener conto di quali sono questi aspetti, perché poi hanno una componente nella presa di decisione. E quindi noi ci troviamo chi nega la malattia in assenza di sintomi e quindi non percepisce perché la prevenzione dovrebbe essere un beneficio. C'è chi ritiene in una maniera quasi onnipotente che a me non può capitare nulla, mi difendo, tengo lontana questa cosa, e che addirittura in una maniera quasi un po' superstiziosa pensa che se cerchiamo bene qualcosa troviamo. È un pensiero magico. Certo che razionalmente tutti noi, quando ci centriamo come persone adulte, sappiamo che questo modo di pensare non c'è di aiuto, però accade. Avere consapevolezza che alcune volte può capitare anche a noi ci aiuta un po' a contenere questa parte e dirci: ok Federica, questa è un po' una tua paura, ora però proviamo ad affrontarla. Ci aiuta poi ad avere un comportamento più costruttivo. Senza andare troppo nei dettagli, passo in rassegna una carrellata un pochino veloce di quelli che possono essere quei fattori sia psicologici che sociali che possono essere un elemento appunto di spostamento dell'ago della bilancia. Il fatto che io percepisca che dal fare screening io ne ricavo un beneficio. E quando parliamo dell'immaginario del tumore al colon, questo beneficio è un po' diverso rispetto per esempio al tumore al seno, perché chiamiamolo così, lo spauracchio è il rischio di una stomia con tutto quel immaginario che c'è, no? E che ha un impatto molto forte a livello relazionale, a livello della propria sessualità, per cui la percezione del beneficio deve andare anche nella direzione di avere un'informazione importante che abbiamo avuto anche stasera, c'è una diminuzione del 20%, caspita, poterlo dire. Un po' venendo qua stasera mi sono accorta, o comunque mi è emerso maggiormente, che mentre per esempio per il tumore al seno abbiamo anche molte donne che superato il tumore sono diventate tra virgolette immagine di chi ce la può fare, ed è un messaggio positivo, ho fatto più fatica a trovare personaggi che rispetto all'essere passati attraverso una malattia, il tumore al colon, sono a loro volta diventati immagini di ce la possiamo fare, perché c'è un tabù molto grande proprio rispetto all'immaginario del tumore al colon. La percezione di vulnerabilità. Razionalmente, se noi percepiamo di essere in una categoria a rischio e vulnerabili, dovremmo mettere in atto maggiormente dei comportamenti di protezione. Questo in parte è vero e in parte no. Rifacendomi alla storia per esempio di Pietrangeli, lui rimanda: da allora, da quella volta, io ho eseguito i controlli necessari per i 3 anni successivi, non ne ho perso uno, dice, ma ho anche diffuso tra gli amici l'utilità della prevenzione. Come dire, siccome io c'ero passato e ho avuto la percezione del rischio e quindi della vulnerabilità, non solo verso di me ho maturato un atteggiamento più protettivo e costruttivo, ma ho provato a passare questo messaggio anche agli altri. Non sempre però questo accade.
Vi porto qui un esempio che non è legato al tumore al colon, ma il meccanismo psicologico è lo stesso. Si tratta qui invece di una persona la cui nonna aveva avuto un tumore al seno e quindi rispetto al rischio, alla vulnerabilità che poteva essere maggiore, questa persona per esempio la percepiva come qualcosa di spaventoso che non la portava a fare delle azioni protettive verso di sé, ma anzi a evitare il rischio. Un altro elemento così psicologico che può entrare in gioco nel dire sì o no è quello che in psicologia viene detto locus of control. Cosa vuol dire questo? Ci sono delle persone che ritengono che gli eventi che accadono nella loro vita, non totalmente ma con una buona parte, dipendano anche dalle proprie azioni e dalle proprie scelte. Locus of control interno, quindi io ho un potere personale. Se io penso di avere un potere personale, quindi che le mie scelte possono determinare anche un po' il colore che avrà la mia vita, probabilmente avrò una maggiore aderenza alle campagne di screening. Però ci sono anche altre persone che hanno quello che viene definito un locus of control esterno. Cioè io penso in realtà di non avere un gran potere personale e che le cose accadono, arrivano, un atteggiamento un po' fatalista. Allora, se io ho questo atteggiamento, forse è inutile che faccia la prevenzione, perché tanto se mi deve arrivare, mi arriva. Allora, nella campagna di prevenzione io devo lavorare per trovare delle strategie per andare a modificare un po' l'atteggiamento di chi ha un locus of control esterno, perché probabilmente chi lo ha interno già aderisce abbastanza spontaneamente o magari alcune volte rischia anche di fare delle richieste eccessive al proprio medico rispetto ad un controllo. Vi leggo, vi estrapolo qualche frase che un po' rende conto della complessità emotiva rispetto anche ad un approccio alla propria salute. In alcuni momenti viene anche lo scoramento nel pensare magari effettuo i controlli, ma magari non effettuo il controllo giusto di quello che poi potrebbe essere un mio male. Quindi poi nasce ovviamente l'idea che insomma tutto è destino e tutto può avvenire da un momento all'altro. Penso perché debba capitare proprio a me. Qui c'è un locus of control esterno. È inutile che mi prendo cura di questa cosa perché magari faccio questo controllo e fatalità mi arriva da un'altra parte. Alla base c'è sempre la paura. C'è sempre la paura di essere vulnerabili. E un altro concetto su cui mi voglio soffermare è quello di autoefficacia, cioè la convinzione di avere delle risorse emotive e psicologiche per poter affrontare il risultato dello screening. Perché se va bene, ok, posso mettere via, ma se non va bene, ce la faccio io ad affrontarla questa cosa? Non mi fermo su questo perché ci hanno già detto come, proprio tenendo conto dei costi emotivi della tipologia dello screening, si stia lavorando perché l'esame in sé sia sempre meno impattante. E anche questa è un'informazione che va diffusa il più possibile perché ci aiuta a contenere quelli che sono i costi emotivi, l'esposizione e la vergogna rispetto anche alla dimensione della propria intimità. Uno studio ci ha rimandato che la maggior parte di chi non partecipa agli screening del tumore colon retto non percepisce come tranquillizzante l'esame delle feci, quindi lo percepisce come in realtà non mi dà un risultato veritiero. E la maggior parte di queste persone è convinto che il tumore al colon sia incurabile. Per quello l'informazione di cambiamenti invece di miglioramenti rispetto all'affrontare il tumore è un'informazione importante perché mi aiuta a contrastare questa convinzione. L'altra convinzione è che là anche dove è affrontabile, diciamo così, il compromesso che mi chiede nell'immaginario è quello della stomia, è molto potente, è molto pesante. Questa è una modalità di ragionare. Io non mi prendo cura della mia salute, penso proprio di no, mi trascuro molto.
L'unica cosa che faccio, che le devo dire, non lo so, mi prendo la pillola per la pressione e qualche volta me la dimentico pure. Dovrei, ma rimando, rimando, rimando. Queste sono le parole di persone che non aderiscono alle campagne dello screening e ci portano questo tipo di vissuto. A tutt'oggi mi ritrovo in questa situazione che avrei bisogno e vorrei curare di più la mia persona e la mia salute, ma purtroppo non riesco a farlo. C'è sempre in me questa costante dualità tra il volermi prendere più cura di me stessa e l'impossibilità o la negligenza. Tante volte la non volontà di farlo. Alcune volte ci sono persone che portano un passato già di situazioni cliniche importanti e magari faticose e che quindi hanno sviluppato delle dimensioni più traumatiche, diciamo così, rispetto all'ambito sanitario e proprio per loro riavvicinarsi diventa molto difficile. Accanto a chi dice no c'è anche chi dice sì e quello che si trova come elemento un pochino comune di chi riesce a dire sì è la consapevolezza data dal riconoscere che i tumori si possono diagnosticare in maniera precoce e il motivo un po' che accomuna, la frase che un po' accomuna queste persone è arrivando in tempo si può recuperare. Allora la modalità di parlare, di narrazione, ha un colore totalmente diverso da quello che abbiamo visto prima. Fare questa visita, andare, che ne so, se ho un problema andare a fondo, fare le analisi, mi interesso, cerco di capire la patologia che magari mi hanno riscontrato, oppure adesso è doveroso andare in palestra perché con l'età sto aumentando di peso, cerco di mantenere questo impegno. Io credo nell'importanza fondamentale della prevenzione, perché grazie a Dio ci sono dei sistemi per stare sotto controllo e scongiurare o prendere in tempo dei malanni a cui tutti noi siamo soggetti. La vita è bella ed è bello viverla. Terminarla così per una cosa che invece si poteva curare, perché non si deve fare? Sentite che il colore, la modalità di espressione è totalmente diversa e dice di capacità e di risorse di elaborazione che sono diverse. E il mio intento non è giudicare le diverse modalità, ma è dire guardiamo anche questa parte, perché in realtà è proprio su chi dice no che bisogna maggiormente lavorare. E mi piace concludere con un invito che ho presentato anche l'altra volta, che è una persona così conosciuta in associazione, che è passata attraverso una propria esperienza personale e che ha avuto così il desiderio di condividere questo, un invito che lei proprio definisce un invito pressante, quello di volersi bene, di prendersi cura di sé senza lasciare nulla al caso, di non avere mai paura di affrontare deciso un cammino di conoscenza, di approfondimento nella volontà forte e determinata di prevenire, piuttosto che dover arrivare a curare quell'inquilino che allorché si presenta ti invade il corpo. E un altro personaggio, Cossiga, che è passato attraverso una diagnosi di tumore al colon, parlando con una giornalista, dice «Devi scrivere che oggi con la prevenzione si cura la maggior parte dei tumori intestinali e anche di altri organi. Si può dire che con un po' più di vigilanza si possono evitare tante sofferenze, ma ci vuole soprattutto informazione. Ci vuole soprattutto informazione, secondo me ci vuole anche un po' il riuscire a dare l'informazione tenendo presente di quelli che sono i nostri meccanismi di difesa e di come possono funzionare. E proprio in conclusione mi piace leggervi la storia di Aldo, l'ha scritta proprio lui, è una storia molto semplice, però è una storia che secondo me ha un valore. Di sé Aldo dice: Aldo nel 2012 stava bene, a parte i cervicali che gli davano dei problemi. Un giorno dalla regione arrivò la proposta di una visita di controllo delle feci. Risultò sanguinamento e urgenza di intervento al colon. Prima delle feste natalizie il dottore consigliò l'intervento. Aldo recuperò bene le sue forze, ma un anno dopo, sempre a dicembre, ritornò in sala operatoria per lo stesso intervento. Gli venne asportato un po' più di colon e questa volta soffrì di più a causa delle aderenze precedenti. Ora sono passati 19 mesi.
Aldo fa una vita normale e fa sempre i suoi controlli prescritti. A parte un'ernia che si è formata, il suo stato di salute, seguendo una dieta, è discreto e forte dei momenti in cui necessita di riposo anche giornaliero. Questo mese Aldo compirà 73 anni. È un uomo efficiente che dà gioia e compagnia. E con questo chiudo. Mi presento intanto, sono la dottoressa Silvana Zanon del Dipartimento di Prevenzione della UOS di Epidemiologia. Siccome parlo di attività motoria, allora preferisco restare in piedi, giusto per fare un po' da testimonial diretta di se mi si sente. Mi sentite? Sì. Allora, parliamo adesso quindi di prevenzione primaria. Parlo per ultima, cronologicamente avrei dovuto forse parlare per prima perché la prevenzione primaria è proprio quella che viene prima di tutte. Ha l'obiettivo di impedire la malattia prima che questa inizi a germogliare. Abbiamo sentito la collega Melania Lorio che parlava degli screening, e uno screening cosa fa? Anche questa è una prevenzione, perché intercetta la malattia quando dà i primi segni di sé, cioè quando esiste a livello molecolare, a livello cellulare, ma non ci ha neanche dato disturbi. La prevenzione primaria agisce prima ancora di quella secondaria, cioè agisce su quelli che si chiamano i fattori di rischio, cioè quelle cause che determinano il nostro ammalarsi, e ha l'obiettivo di impedire che la malattia inizi ad essere, che la malattia metta radici in noi. Quali sono, ecco, le cause delle malattie in generale? Beh, ci possono essere delle cause prevenibili, ma anche non prevenibili. Voglio dire, tutti sappiamo che col passare dell'età è più facile ammalarsi. L'età di per sé è un fattore di rischio, nessuno di noi può fermare il tempo. Lo stesso vale per il nostro DNA. Ci sono delle malattie a trasmissione genetica o a predisposizione genetica che quindi si possono tradurre col passare degli anni in una malattia, e lì il nostro DNA non possiamo cambiarlo. Ma ci sono tanti fattori di cui pochi conoscono la rilevanza nell'instaurarsi delle patologie che noi possiamo assolutamente modificare, di cui noi abbiamo il pieno controllo. E sono i fattori che sono i nostri stili di vita, le nostre abitudini. Quali sono le abitudini più pericolose? Il fumo, la sedentarietà, la cattiva alimentazione e l'alcol. 4. Probabilmente tutti voi li conoscete, li avete sentiti nominare, eppure sono a volte molto difficili da sradicare. Anche se sappiamo che una cosa fa male e un'altra fa bene, non è così facile andare nella direzione migliore per noi stessi. Adesso io non entro nei meccanismi psicologici, perché la collega qui sicuramente sarebbe più brava di me a spiegarvi le ragioni. Io adesso sono qui perché siamo qui tutti insieme perché vorremmo che la prevenzione fosse data dal lavorare in sinergia. Se noi sappiamo, conosciamo quali sono i nostri fattori di rischio principali, i nostri nemici principali, sappiamo come fare per intervenire presto sulla malattia con la prevenzione secondaria, e sappiamo anche agire sulla malattia conclamata facendo sì che questa non degeneri in conseguenze ancora più impattanti sulla nostra qualità di vita, abbiamo fatto la prevenzione ideale, che è data dall'insieme della prevenzione primaria, prevenzione secondaria e prevenzione terziaria. Siamo qui a parlare di malattie oncologiche. Io però le voglio inquadrare in un'altra cornice, in un contenitore un po' più ampio, che è quello delle malattie croniche. Le malattie croniche sono cardiopatie, ictus, diabete, malattie respiratorie croniche, e sono la maggior causa di morte non solo nei nostri paesi del benessere, ma anche in tutto il resto del mondo. A parte l'Africa, in cui si muore ancora di malattie infettive,
queste malattie per lo sviluppo anche dei paesi magari come l'America Latina o l'Asia, per lo stile di vita, queste stesse malattie, questi stessi fattori di rischio stanno diventando dei flagelli anche per queste popolazioni. E come vi dicevo, le malattie principali di quelle che ho elencato hanno dei fattori di rischio modificabili, cioè dipendono da noi, non possiamo prendercela col nostro DNA, non possiamo prendercela l'età che passa, ma possiamo avere un ruolo attivo con i nostri comportamenti su queste malattie. Questo grafico vi dice: adottare uno stile di vita corretto può evitare la comparsa di circa un caso di cancro su 3. Stile di vita corretto intendiamo no fumo, no alcol, niente attenzione a ciò che mangio e fare un'adeguata attività motoria. In realtà vi dico, alcune statistiche arrivano a dire che si previene con un corretto stile di vita fino a oltre il 40%. Comunque vuol dire, nel peggiore dei casi, un tumore su 3 con i nostri comportamenti può essere anticipato, può non venire fuori mai con i nostri comportamenti. È tanto davvero. Io parlo solo di attività motoria. Il fattore di rischio relativo all'attività motoria è la sedentarietà. Cosa intendiamo con sedentarietà? Se facciamo meno di questo che è scritto qui, cioè meno di 30 minuti di attività moderata per meno di 5 giorni alla settimana. Questo, diciamo, è il minimo per poter essere identificati come soggetti non sedentari. Se facciamo meno di questo, vuol dire che siamo, ahimè, soggetti sedentari. Quanto può incidere solo la sedentarietà sulla nostra vita? Tanto. Il primo fattore di rischio è il fumo, ma al secondo posto viene la sedentarietà. È tra le prime 10 cause di mortalità e inabilità ed è correlata a tutte quelle malattie che vi ho detto prima, non solo tumori, ma anche malattie cardiovascolari, diabete e malattie respiratorie croniche. Inoltre, fare attività motoria non solo è un fattore protettivo per ciascuno di noi, ma anche è un beneficio per la comunità, perché se tutti ci mettessimo a muoverci con le nostre gambe anziché usare la macchina anche solo per andare al supermercato, se magari ce l'ho a 200 metri, si ridurrebbero l'inquinamento, si ridurrebbe l'effetto serra, insomma c'è un investimento a livello di comunità. E quali sono nello specifico gli effetti benefici dell'attività motoria? Il titolo di questa presentazione era la prevenzione delle malattie oncologiche attraverso l'attività motoria, ma vediamo quanto muoverci ci fa bene. Muoversi fa bene all'apparato muscolo-scheletrico. Cosa vuol dire? Ai muscoli e alle ossa. Le ossa attraverso il movimento vengono sollecitate, si irrobustiscono. Cosa vuol dire? Meno rischio di osteoporosi. Una frattura del femore in un soggetto anziano è un grosso problema di disabilità. E l'attività motoria previene questa evenienza. Rafforza anche i muscoli, migliora la postura, migliora l'equilibrio e anche questo concorre a prevenire le cadute. Apparato cardiovascolare, abbiamo detto, prima causa di morte in Italia ancora le malattie cardiovascolari, che sono lì con i tumori. Fa bene anche per prevenire questo tipo di malattie l'attività motoria. Riduce la pressione. Quanti col passare dell'età non devono ricorrere alla pastiglietta di antipertensivo? Fare attività motoria può di per sé, un'attività motoria regolare idonea, può aiutare a ridurre la pressione arteriosa senza ricorrere ai medicinali. Migliora la capacità ventilatoria, migliora il sistema metabolico e quindi anche riduce il rischio di tumore, di diabete, e poi anche rafforza la massa magra, che è quella massa che ci permette di bruciare calorie anche a riposo. Quindi anche se noi abbiamo una muscolatura allenata, trofica,
anche a riposo bruciamo più calorie rispetto a un soggetto che non è allenato, che non ha una massa muscolare adeguata. Migliora il nostro umore. Qui parlo in prima persona perché fare attività motoria lo si sente, per un soggetto sedentario che inizia a muoversi, dopo un po' inizia a cercarla l'attività motoria. È chiaro che ognuno deve trovare quella che è più idonea per sé. Chi ama fare passeggiate, chi ama fare giardinaggio, chi ama pattinare, chi ama fare latino liscio, ballo liscio, latinoamericano, dico io, ognuno ha il suo sport ideale, ognuno lo deve trovare, però di per sé fare attività motoria crea una sorta di dipendenza virtuosa. Chi è abituato a fare sport dopo lo cerca, al di là della consapevolezza che questo possa far bene. E riduce il rischio di demenza, se stiamo parlando della sfera psicocomportamentale. Riduce anche l'incidenza di disfunzione erettile. L'attività motoria riduce anche questo rischio. Parliamo di tumori. Avevamo iniziato con questa premessa e io vi dico che c'è una forte evidenza almeno per questi tre tipi di tumori. Fare attività fisica previene il tumore al seno, il tumore al colon e il tumore all'endometrio. L'endometrio è quella mucosa che riveste la cavità uterina. Come mai? Ci sono più meccanismi alla base che possono spiegare questo fenomeno. Muoversi fa bene anche al nostro sistema immunitario. Il sistema immunitario è la nostra difesa non solo contro le infezioni microbiche, le bronchiti, le polmoniti, ma anche contro le cellule tumorali. Quindi a muoversi rende più efficiente il nostro sistema immunitario. In più, se noi sappiamo, se ti muovi dimagrisci, in linea di massima, no? Sappiamo che fare attività motoria aiuta a perdere peso, se perdiamo peso riduciamo anche il tessuto adiposo che purtroppo produce degli estrogeni che sono tra i fattori di rischio del tumore al seno. Quindi è una protezione indiretta, in questo caso mi riduce la massa grassa che mi secerne estrogeni e quindi di conseguenza mi protegge anche dal tumore. Riduce l'insulina e quindi questo, avevo detto prima che riduce il rischio di diabete, mellito di tipo 2, quello che insorge in età avanzata, non quello dei bambini che purtroppo è scritto nel loro DNA prevalentemente, ma aiuta a insorgere questo tipo di diabete. Perché? Perché muoversi riduce l'insulina. E riducendo anche l'insulina, l'insulina ha un'azione pro-infiammatoria, l'infiammazione mi crea un terreno ideale per la genesi del diabete, del tumore. Stasera mi confondo tra tumore e diabete. Comunque l'insulina, dando infiammazione, può dare un terreno favorevole, un humus favorevole per l'instaurarsi del tumore. Fare attività motoria mi aiuta anche ad eliminare le sostanze tossiche. Qui mi riferisco in particolar modo al tumore al colon. E muoversi accelera il transito intestinale, così come un'alimentazione ricca di fibre mi accelera il transito intestinale. Questo impedisce che tutte le scorie, i radicali, le sostanze tossiche che hanno un'azione oncogena restino a contatto troppo a lungo con la mucosa intestinale. E quindi l'alimentazione ricca di fibre e il movimento velocizzano questo processo di espulsione dei cattivi, tra virgolette. Questa diapositiva mostra in inglese più o meno ciò che vi ho spiegato io. Ecco, che tipo, io parlo di attività motoria, ma ci sono attività motoria e attività motoria. Qual è quella che ci fa meglio? Come facciamo a capire se io da stasera dico voglio iniziare a fare attività motoria? Come faccio a sapere se sto facendo una cosa adatta a me o non adatta a me? Perché chiunque arriva qui con la sua storia, ci può essere quello allenato, ci può essere quello non allenato, quello sedentario da anni. Attività fisica aerobica e anaerobica. Qualcuno di voi sa la differenza?
tra attività fisica aerobica e anaerobica? No. Allora, attività fisica aerobica è questa, insomma, quella dei maratoneti oppure quelli degli atleti che fanno la marcia, quindi quell'attività fisica che comporta un movimento prolungato nel tempo ma a bassa intensità, non a intensità eccessiva, quindi durata importante. Qua la batteria piange, però vedo che tra un po' perdiamo tutto, scusate che provo a... Vabbè, se si spegnerà tutto, vediamo se... Grazie. Ecco, questo tipo di attività motoria è preferibile rispetto all'attività fisica anaerobica, che è quella che viene fatta in un lasso di tempo breve, quindi il centometrista, quello che fa tutto subito, lo sforzo importante in poco tempo, ma non è quella che fa per noi, non è quella che è ideale per la nostra salute. Quella ideale per la nostra salute è quella aerobica, quindi quella più spalmata nel tempo, più leggera come intensità, ed è quella che ci fa meglio. Siccome ognuno di noi ha il suo status di allenamento, il suo background, per capire se ci stiamo muovendo all'intensità corretta, c'è un test molto semplice che si chiama il talk test, il test del parlato. Ossia, se io cammino a passo svelto, in linea di massima camminare a passo svelto è il gold standard per l'intensità di movimento, però c'è chi può far fatica a camminare a passo svelto e c'è chi invece può essere molto più allenato di così. Se io mi accorgo che cammino e riesco a parlare senza fare fatica, senza ansimare, quella attività non è troppo intensa per me. Al contrario, se io cammino e riesco a cantare, quell'attività è troppo leggera. Posso premere un po' di più sull'acceleratore, posso andare un po' più veloce. L'attività fisica ideale è quella che mi permette di parlare, ma non di cantare. E questa è l'attività fisica dell'intensità corretta per ciascuno di noi, calibrata sul proprio allenamento, sulla propria resistenza. Quanto muoversi, almeno 150 minuti alla settimana di attività moderata o 65 minuti di attività vigorosa, in sessioni di almeno 10 minuti per volta. Ecco, per cominciare un pochino alla volta, non si può pretendere di fare tutto subito. Consultate il vostro medico se prendete alcuni tipi di farmaci, come farmaci antipertensivi, se avete problemi alla postura, e trovate soprattutto l'attività fisica che più vi si conface. Se avete sintomi quali questi elencati, quindi dolori al torace, se siete nuovi nell'attività motoria, dolori al torace, forti dolori muscolari, mancanza di respiro, offuscamento della vista, sensazione di nausea, svenimento, fermatevi ed eventualmente chiedete consulto al vostro medico. E ecco, io l'ultima cosa, ormai è tardi quindi taglio corto, questa slide io ce l'ho molto cara perché era una slide che mi avevano proiettato all'ultimo anno di corso di specialità, e in cui si vede come nei paesi, quelli in via di sviluppo, ci sia anche da loro la più alta prevalenza di malattie di questo tipo. Malattie cardiocircolatorie, tumori, le nostre famose malattie croniche. Quindi è un'epidemia mondiale. E vi ricordo, e concludo con questo, che come gli antichi greci, gli stoici dicevano, erano saggi nel dire, ci sono delle cose nella vita che alcune dipendono da noi, altre non dipendono da noi. Noi dobbiamo accettare quelle che non dipendono da noi, ma
dobbiamo comunque lottare per quelle che possiamo cambiare e che possono farci stare meglio. E la nostra salute dipende in buona parte da noi, quindi riflettiamoci. E l'educazione alla salute è una materia molto difficile, perché ogni volta che fai un intervento in una classe, in una platea, ti sembra di portare una goccia nell'oceano. E non è facile parlare a un pubblico vastissimo, non è facile raggiungere, però se un pochino alla volta rafforziamo le nostre consapevolezze, ci impegniamo in prima persona noi sanitari ad essere di esempio anche per il resto della popolazione, e anche voi nel vostro piccolo, nelle vostre famiglie, potete essere cassa di risonanza dei messaggi che vi hanno dato questa sera, allora facciamo la differenza. E la salute, c'è questa fetta di fattori che noi possiamo controllare e che hanno un ruolo fondamentale nella nostra salute. Io vi ringrazio. Prego. Allora, il nuoto è un'attività motoria molto valida, perché intanto abbraccia tutto il nostro corpo, quindi non muovo solo le gambe, muovo le braccia, muovo i muscoli della schiena, eccetera. Anche il nuoto dipende da che intensità lo pratichiamo, perché se io sono Federica Pellegrini e quella lì chiaramente mi diventa un'attività anaerobica, però se uno si fa la sua piscina due volte alla settimana, la sua ora, con quell'intensità che vi ho detto, vale lo stesso discorso. Anche in piscina posso capire se faccio fatica, se finisco la vasca e sono senza fiato, oppure se finisco la vasca e riesco a farne ancora un'altra, magari mi fermo un attimo e riprendo. Il nuoto è un'ottima attività motoria, quindi se fatto con l'intensità corretta va benissimo, quindi se lo fa continui a farlo. Dipende il nuoto. Allora, fatto come lo farei io, comune mortale, come penso che lo facciamo anche noi, sicuramente in quella aerobica, perché non credo che neanche io, se vado in piscina, mi scanno. Nuoto con la mia calma, mi faccio le mie vasche, io lo collocherei sicuramente in quella aerobica. Se invece lo fa Federica Pellegrini o il suo fidanzato, ex fidanzato, che non mi ricordo come si chiama, sicuramente diventa anaerobica. Ok? Prego.